Allora, non voglio presentarli perché il contenuto, diciamo, dell'incontro è proprio la loro esperienza di vita. E loro si parleranno dei genitori, degli adulti, c'è anche qualcuno più giovane, che forse è capolito. Ho detto che sei giovane. E quindi loro faranno questa bella testimonianza, garantisco io, cioè nel senso che siamo amici. Vuole essere veramente un ringraziamento a loro, poi vi diranno tutta la loro esperienza, che cosa fanno nella vita e che cosa hanno fatto della loro vita, ma il ringraziamento soprattutto per vivere qui, in questa terra. Adesso magari faranno qualche accenno alla loro esperienza, io personalmente voglio ringraziarli per questo. Sono una coppia di sposi, hanno tre bellissimi bambini, molto rumorosi, come ogni bambino stesse. E quindi buon ascolto. Vi chiedo solo una cosa, a nome anche di Don Luigi e di tutta l'equipe della CEPE, di non vergognarvi anche a fare domande e ad interagire con loro, perché la buona riuscita di questo incontro dipende molto anche da come ci poniamo noi nei loro confronti e da quanto desiderio abbiamo di conoscere la loro esperienza. Quindi non abbiate vergogna, paura, timore di fare domande, di interagire con loro. Penso, forse avete più timore ora. Bene, buon ascolto e grazie della vostra presenza qui. Alla prima. Mi è mai capitato il vostro matrimonio di arrivare a un punto e dire:
questa domanda del cuore è nato un progetto che si chiama 5 pani e 2 pesci. Questo progetto è stato veramente rocambolesco come è nato, adesso lo racconteremo un'altra volta, ma è stata veramente una chiamata di Dio. È stato un momento quando veramente abbiamo ragionato su queste cose che il Signore ci dà tassare di domande, di passi del Vangelo che ci coltivano, e tutto era teso verso un unico punto che era l'evangelizzazione. E noi, cioè c'è perciò che dicevamo, ma andavamo noi, che ci evangelizziamo noi. Il Signore ti viene sempre incontro, cioè se ti metti qualcosa nel cuore ti dà anche gli strumenti per farlo. Così che è successo una serie di cose che ci portano a fare le testimonianze di verità, poi sono diversi posti, e da lì è nato un progetto appunto con un blog, con degli articoli che escono frequentemente su internet, con dei corsi a livello nazionale e con la nostra disponibilità di viaggiare e dare testimonianze. Dopo 2 anni che facciamo tutto questo stando in Germania e venendo in Italia per fare la maggior parte di queste cose, ci siamo veramente interrogati se non fosse il caso di tornare in Italia. Il nostro cuore desiderava portare avanti questo progetto e così pazzescamente abbiamo deciso un po' di lasciare tutto e di metterci a lavorare su questo progetto al 100%, e seconda pazzia di farlo in Basilicata. Quindi adesso da settembre siamo qui a tempo pieno per lavorare con questo lavoro che si è affidato. Allora, la domanda di oggi che Donelli ci ha chiamato l'altro ieri in pratica e Carmelo ha spiegato è stata, la domanda di oggi è: come si fa a trasmettere la fede ai figli? Allora, arriviamo subito alla fine della domanda, così chi vuole stare libero può stare libero. La risposta già la do adesso. Allora, i bambini, i vostri figli, la fede già ce l'hanno. La domanda giusta forse da porsi è: cosa devo fare per non levarla? Guardate ragazzi, vedi questa qua è cruciale, sta cosa. Ma capisci questo? Capisci tutto. Io ho un esempio da darvi, che è mio, proprio personale, ho vissuto da bambino. Facevo forse la seconda elementare e la mia non era una famiglia cristiana, nel senso non si aveva parlato di Dio tra le famiglie, non era un punto. Allora vado con mia mamma in cartolibreria, come verso i vostri figli chiederanno in ogni 2 giorni che devo andare in cartolibreria a comprare questo o quell'altro, qual era la penna, vado in cartolibreria con mia mamma davanti alla scuola e mi serviva la penna rossa. Questo non è un aneddoto di realtà, questo qua è proprio uno dei miei primi ricordi, proprio dei ricordi proprio più indeletti di quello delle scuole elementari. Andiamo a comprare questa penna rossa, la signora mi dà la penna rossa e gli dico: no mamma, ne voglio 2. Dico: perché la maestra ha detto che ne vuoi 2? E no, perché c'è sempre qualche compagnetto che poi ne richiede un'altra, no? No, Francesco, no, ognuno si deve comprare la sua penna, quindi te ne prendi una, gli altri devono organizzarsi per conto loro, io non sono mica la mamma degli altri bambini. Ragazzi miei, questa qua è la fase del piena stupidaggine, d'accordo? Mi ha spaccato, mi ha spaccato in 2. Questa frase qua, ma sapete, mi ha condizionato fino a quando avevo 18 anni. Fino all'altro giorno mi ha condizionato questa frase qua, perché tu mica sei il custode di tuo fratello. Capisci? Ognuno pensa per sé. Ognuno pensa per sé. Se tu la penna rossa non ce l'hai, te la compri. È spaccato questa cosa. Guardate, bene, mia mamma non è che sia sto demone, cioè figuriamo, una persona dolcissima, attentissima a me e comunque anche agli altri bambini, se poi io, sai, quelle mamme che invitano tutti i bambini a casa e fa cagnare, cioè tipo, è anche generosa a modo suo, però sta frase mi ha distrutto. Perché in fondo al cuore mi ero convinto che se l'altro non c'è una cosa, e ci stavo io di dargliela, capito? Cioè ero proprio il mio ruolo era quello di dargliela, capito? Poi ho trovato alcuni dettagli che mi hanno confermato proprio della Genesi, in cui è proprio, no? Caino che dice: e che sono forse il custode di mio fratello? Dice al Signore, e il Signore
amicizia che fanno i bambini. Cioè, bambini non generosi non esistono, diventano non generosi. Bambini cattivi non esistono, diventano cattivi, si incattiviscono. Ma se stanno a casa prendono solo padre e tu sei stupido e tu sei cretino e tu sei così, ma questo è un cattivismo, ma non è male. Allora, questo incontro si divide in due parti, diciamo così, e la prima parte è fatta da me, come dicevo, che vi racconta semplicemente la nostra esperienza. La seconda parte invece è fatta da lei, che è pedagogista, e quindi magari dà anche degli strumenti un pochettino più concreti su come navigare un po' in questo territorio, su come condividere la fede con i figli. Chiamarlo così. Allora, io penso che partire dall'esperienza è tanto importante, perché, sai, fare discorsi teorici a volte si perde la ciccia, si perde un po' l'attaccamento con quelli che sono i problemi quotidiani, che magari uno fa i figli. E noi l'abbiamo visto tutti, perché appunto sono più grandi di 10 anni, quindi capite bene che noi usciamo dai bambini piccoli da recentissimo, anzi se vuoi c'è ancora 5 anni, quindi capite bene. Facciamo altro che di stai zitto, stai buono, stai così, non corre, non fiano, non respira.
chiesa, poi buono e zitto, ma questi qua a 15 anni che fanno? Andiamo in chiesa, no, che ne hanno fatto un'altra parte, ma c'hanno ragione loro, però capisci? C'hanno ragione loro, però ho detto, senti, noi vediamo questa cosa, non mi voglio trovare di fronte a questa situazione. A messa abbiamo preso questa decisione, a messa non ci andiamo. Punto. La domenica è diventata lì, la domenica andiamo a farci una passeggiata. A messa non ci andiamo. Però certo, io pure ci volevo dire, ci volevo andare, e tu senti essere, io ci vado dopo una cosa pranzo del lavoro, te ci vai quando a te, ci organizziamo, io lo faccio tutta volta che così non si può fare. Ma grazie a Dio abbiamo visto che in Germania erano un pochettino più tranquilli con questo modo di fare, anzi in Germania quindi i tedeschi sono tremendi, non ci sono freddi. Intanto sempre in tutte le chiese c'hanno sempre il banchetto con i libri per i bambini, sempre, dove i bambini fanno la professione, bisogna sempre prendere il libretto e si vanno al banco e sono letto. Anzi, dato che non sono i libri che tu c'hai in casa, ma è pure una scoperta, è pure un'occasione per fare una cosa nuova. In alcune chiese organizzano anche un piccolo gruppetto durante la prima parte delle letture in cui mi facevano disegnare il Vangelo del giorno, parlavano della strada del Vangelo del giorno, poi buttava via, dico, ma io niente, no? Cioè intanto mezza messa se n'è andata, i bambini hanno fatto qualcosa che per loro era carino, e insomma la cosa è sempre la positiva. Questa è stata, diciamo, la prima fase. Abbiamo capito che comunque questo ci potevamo andare, e però, diciamo, non eravamo in un ambiente in cui veramente ci fosse una comunicazione della fede, cioè Napoli a messa per loro era una scocciatura, ma noi non li cacciavamo. Allora Alessandro diceva, guardate, abbiamo detto, noi siamo in un ambiente che non è cristiano, perché in Germania e in Francia l'ambiente non è cristiano. Questi qui a messa si rompono, non sanno bene che fare, non c'è il catechismo, cioè, questi anche di chi ha delle date, Alessandro, nel senso, più che la fede, a questi qua ci sono visto che deve passare. Non sapevamo come fa bene questa cosa. Allora abbiamo detto, ok, vogliamo questa come un'occasione, non dedichiamo a il sacerdote, la chiesa, il catechismo, facciamolo noi. Come possiamo comunicare la storia di Gesù, quello che ha vissuto, la sua missione nel mondo? Come facciamo a comunicare cosa che vedere con te Gesù oggi, no? Per te bambino? Allora abbiamo iniziato, bambini 3 anni, che gli vuoi dire? Abbiamo iniziato con le canzoncine, che il latino, in spagnolo, e su e sta passando, ora chi, tutte queste canzoncine un po' con le cose che faceva pure quando avanti probabilmente, no? O si divertivano come i pazzi. Abbiamo passato una fase, prima di andare a dormire facevamo questa cosa, e loro c'erano il pigiamino, noi il clown, capito? Parlavamo qua i clown che facevano questa qua. Però già si cominciano a fare domande, cominciano a parlare di questo personaggio Gesù, chi era? E poi insomma ci sono anche pezzi in cui si parla, insomma, di che cosa fa Gesù, perché è importante Gesù e così via. Quindi già questa cosa, però non abbiamo detto niente di esplicito. Un'altra cosa importante che sempre veniva fuori era che loro avevano dato il libro di una storiella, che gli racconti dei porcellini, cappuccetto rosso, una volta, due, tre, io poi mi rompo, cioè, sinceramente, poi non è che mi piacciono più tanto, non mi sembro particolarmente di chi stesso niente. Preso proprio dalla noia, io sono uno che la noia è la sua occasione, è la mia occasione per tirare qualcosa di fuori di nuovo. Allora, preso dalla noia, un giorno mi faccio, la voglio sentire sempre nuova. Allora, era una notte buia e tempestosa, c'era un gruppo di uomini, di pescatori che stavano su una barca. Allora il mare entrò in burrasca e il vento spingeva tutte le parti, loro buttavano fuori l'acqua e a un certo punto vedono una luce, un fantasma, presi dal timore, dicono, chi sei, chi sei? E questo fantasma disse, io sono Gesù. No, non ci crediamo, che cos'è Gesù, non ci crediamo. Allora uno, il più coraggioso di tutti, si chiama Pietro e disse, se tu sei Gesù, adesso di che io cammini sopra queste acque. E andavo a immaginare i bambini in mezzo alla burrasca, gli schizzi del mare sulla faccia,
ricordate il momento in cui scavalcò la barca e provò a mettere il piede sull'acqua? Ma sai che paura, l'acqua nera, il piede teneva e teneva. Insomma, adesso mi racconta così. Fatto sta, io, questi qua, i bambini, erano super eccitati. Questi sì, ma che ci piace. Ma infatti, a vivere la fede con i figli, la impara a vivere te. Perché devi trovare veramente quei sogni ambigui e le cose importanti della fede. Non il si fa così, non ce ne frega niente. Né a te, né a me, né ai figli. No? I figli che sono proprio il trasparenti rispetto di me. E quindi io per me era un esercizio per trovare quali erano i punti importanti del Vangelo, per esempio. Questa storia dei raccontini è durata parecchio. E io ho capito una cosa importante. Cioè, ai bambini piace da morire se raccontare delle storie, giusto, no? Allora, per tanti versi non c'è storia più incitante e più stravolgente della Bibbia. Ma qua stiamo parlando di gente che piglia un bastone di fronte a un mare e dice apriti, boom, e sale tutto. Guarda, questa è roba grossa, eh? Altro che Mel Gibson e quel, no, Mel Gibson non per insomma tutta la citazione, altro che Spider-Man. Questa è gente che la nube, capisci, la nube di fuoco. Guarda che i bambini a Roma si fregherebbero questa roba, eh? Cioè mi piace troppo. Fatto sta, abbiamo proprio questo esperimento che a un certo punto quella mia fantasia, che è abbastanza aperta, a un certo punto si è esaurita, non so più che raccontargli a questi ragazzini. Ho detto, senti, dammi questo libro, dammi quello là, scusate. Ho detto, dammi questo libro, è così, che non... ho preso questo libro qua. Questo qui, versione per ragazzi adulti, cioè versione normale, normalissimo. Questo libro, ho detto, senti, allora sai che faccio? Mi piace la sua strada, cominciamo qua allora. Capitolo 1. Ma abbiamo letto tutti i Vangeli. Sì, aspetta. Allora, ma sai che c'è? Io se stare qua non è che me ne invento, se stare qua se sono esistite veramente. Allora, capitolo 1. Matteo 1, cominciamo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di... Questo è uno dei brani che non capisco, però io ho letto uguale. Insomma, ogni sera avevo cominciato a leggere un capitolo del Vangelo. Ma guardate, quello non per comunicargli la fede, perché io non so più che raccontargli. Io non so più che dirgli a sti ragazzini. Ho detto, qua perché c'è la sorgente delle cose, quindi... E ho cominciato a leggere. Ragazzi miei, quanto si sono eccitati questi bambini a sentire questi quattro Vangeli. Guardate che non è una cosa da capirsi, eh. Guardate che le storie che stanno scritte qua, il cieco buttato in mezzo alla strada, che gli grida a Gesù che passa, ma guarda che sono cose grosse, a quello che viene suscitato dalla tomba, eravamo in spinta in Germania, a un certo punto arrivavamo alla passione. Io mi sono messo una mano sulla coscienza e ho detto, ma siamo sicuri che devo leggere sta roba? Di lessi sta passione con tutto l'ardore pure che uno ci deve mettere, no? Cioè la devi vivere per primo. Alla fine Chiara mi ha guardato e mi ha detto, papà, questa storia ci sono eccitando di tutti. Chi? E la parola tedesca vuol dire così eccitante, così coinvolgente, così forte. È una parola che te non esiste proprio, proprio che ti prende tutto. Mia figlia a 8 anni mi ha detto che la passione di Cristo è una storia che come questa non ha mai sentito. Ma guardate, non è che ho detto io, guarda questa qua è roba forte, no, capitolo 8, siamo arrivati, poi c'è stata la passione, cioè non è questo che sta per terra e suda sangue. Ragazzi miei, qua non potete inventare niente, questo qui è la sorgente, diciamo, un libro per ragazzi, eccolo qua. Finiti i quattro Vangeli abbiamo detto, che facciamo? Ricominciamo dal primo, ci ricominciamo da Matteo, leggiamo gli Atti degli Apostoli. Ho detto che comunque avevano già sentito parlare parecchie volte di Mosè e tutta questa gente qua, e ci chiedevano, ma chi è Mosè? Perché c'è scritto nel Vangelo, no? Poi Mosè, c'è Abramo, c'è...
chi è Mosè, Tizio, Abramo e Caio, e così via, no? Allora, a un certo punto, sempre là, preso dall'esasperazione, non sapendo più dove sbattere le corna, ho detto, senti, allora c'è stato un altro libro più grande, abbiamo visto quell'altro libro più grande, abbiamo cominciato da Genesi 1, e ci siamo letti tutta la Genesi, poi ci siamo letti tutto l'Esodo, abbiamo un po' baccollato al momento quello, non so se l'avete letto, che ci sta un momento in cui Dio dice come dovresti i paramenti, come deve essere l'arca, e come deve essere questo, e come deve... Ma ragazzi, sono tipo 10 capitoli infiniti, infiniti. Ce l'abbiamo fatta. Però veramente è stato questo, cioè vivere la fede con i nostri figli è stata vivere la fede, punto. Cioè vivere la fede tu stesso per primo, questo è stato. E concludo, passo la parola a mia moglie. Una cosa importante che voglio dire è che vivere la fede con i figli è qualcosa che ti mette in crisi, è qualcosa che ti mette in croce, nel senso che, ragazzi miei, spesso ce la raccontiamo, la verità è che noi ce la raccontiamo tante volte con la nostra relazione con Gesù, con la nostra relazione con Dio, ma se tu condividi la fede con un bambino non lo puoi fare. Eravamo appunto ancora in Germania e venne fuori sto bambino a casa nostra sugli affidi. Sapete, gli affidi quando sono bambini disagiati che non conoscono la mamma e il papà, e magari la mamma e il papà sono in carcere, che so, sono giocati, così così. Allora c'è questa procedura che si chiama l'affido e c'è un bambino che è come se tu lo adottassi, però sta con te con un tempo non infinito, diciamo così, cioè fin tanto che le situazioni familiari non si mettono a posto, e potrebbe essere anche anni, cioè non è detto quando è che finisce questa cosa. Allora, cioè, che cos'è questa cosa qui che dei nostri figli? E questa cosa qui è quello che ho detto a voi. Perché noi non lo facciamo? Dico, perché noi che siamo in Germania c'è tanto che la famo fondamentalmente a starci, non ce la facciamo pure a fare questa cosa qui. È bellissimo, lo vorremmo fare, ne abbiamo discusso, ma qui non ce la sentiamo. Se stavamo in Italia, allora, o se stavamo in Spagna, perché una delle prossime mete che avremmo potuto, saremmo potuti andare appunto la Spagna, se stavamo in Spagna magari io la potevamo fare. Risposta della figlia, che andiamo? Andiamo prima. Lei ha vissuto in maniera molto traumatica il passaggio dalla Francia alla Germania. Quindi per noi il terrore più grande di fare un nuovo trasloco era per Chiara in particolare, perché sapevamo che avrebbe sofferto il cambio di lingua, il cambio di amicizie e tutte queste cose qua. E quindi dicevamo, ma tu sei sicuro, tu sai cosa vuol dire? Te lo ricordi che cosa è passato per passare dalla Francia alla Germania? Sì, sì, mamma, per un fratellino lo farei, per un fratellino vale la pena. Ma dico, scusa, ma non dici che l'amore è al primo posto? È là che ti inchioda. Se tu comunichi con i tuoi figli la fede ti inchioda, nel senso buono. Cioè ti dà quel metro di misura di quanto la fede è profonda e viva ed è reale, è concreta nella vita tua, se ce la fai entrare. Ora, se tu non vivi la fede, ai figli non ne puoi faticare. Se tu la vivi, condividendola con loro, non la dicono. È tutto qua, cioè non... Questo è quello che abbiamo sperimentato. Ora, c'è da dire una cosa importante, che adesso, questa che vi ho raccontato è una storia, è la nostra storia, ogni storia poi delle vostre famiglie in particolare, però nel progetto che stiamo portando avanti con 5 pari due pesci, per noi ha generato la possibilità di incontrare tantissime coppie, tantissime famiglie in difficoltà, famiglie di grandissima fede, più della nostra sicuramente. E tra la nostra esperienza e l'esperienza delle persone che abbiamo incontrato, abbiamo visto che ci sono delle linee di guida, che ci sono degli strumenti, che ci sono delle cose che possono essere utili per vivere, per condividere la fede con i bambini. Una cosa importante che volevo sottolineare
risposto sì. Cioè l'educazione alla fede sta nel sacramento del nostro matrimonio, non è proprio opzionale. Cioè noi abbiamo promesso davanti a Dio su un altare, sì, educherò mio figlio alla fede. Ci siamo, è una cosa grossa, è una cosa che non puoi dire, vabbè però mio marito non è credente, ma ha detto una mezz'ora. Cioè, è causa di annullamento di un matrimonio, no? Cioè, sto dicendo una cosa gravissima. Quindi educare i figli alla fede non è una cosa, sì, vabbè, più o meno, comunque un bravo ragazzo. No, l'abbiamo promesso nel sacramento del matrimonio, ce lo siamo promessi davanti a Dio. Però tu mi dici a me, vabbè, ma io non l'ho fatta questa esperienza di Dio, sai quante volte hai ascoltato le omelie, i sacerdoti, che Dio ti cambia la vita, Dio ti dà una gioia infinita, Dio è il tuo pastore stamattina, e Dio così, dice, ma la vita mia, Dio non è così. Io sto inguaiata, ho questo problema, sta cosa con mio marito non funziona, ma la vita mia Dio dov'è? Sì, io ci vado pure a messa domenica, dico come cosa, ma Dio dov'è? È la stessa domanda che faceva San Tommaso, che tutti diciamo, vai a vedere quel miscredente, porca miseria, per vedere gli amici suoi. Invece in realtà lui diceva, oh, voi le avete messe le mani nelle piaghe, io pure le voglio mettere, perché finché tu non lo sperimenti, che quei chiodi veramente stavano in quelle mani, e quello veramente è andato a porte chiuse, tu finché non sperimenti quella gioia, Gesù Cristo una raccontina, una favoletta uguale per voi. Non ti cambia la vita, che ci fai? Niente, sei un bravo ragazzo, va bene, bello. Però non ti cambia la vita, non ti cambia. Tu dici, ma come, che devo fare io? Mi devo impegnare di più? Devo andare in chiesa di più? Devo pregare di più? Sicuramente aiuta, se vieni a casa di Dio, sicuramente è più possibile di incontrarlo che, non so, facendo altro. Però quello che abbiamo capito nella nostra esperienza è che la fede non è tanto quanto fai tu, la fede non è tanto quanto ti impegni tu, impegnatevi, scappate, quando impegnatevi, correte a gambe levate, perché Dio mai ha detto impegnati così e poi ti do la ricompensa. Non è che Don Giovanni, siccome è prete, allora si impegna tanto per il Signore, allora lui non avrà mai difficoltà nella vita. Cioè, non è così, o no? La fede, dice un sacerdote amico nostro di Roma, è abbronzasse, dice lui. Cioè stare a ricevere la fede. Avete presente l'adorazione? L'adorazione vuol dire non raccontare tutto quanto il Signore che già di tanto sopporta più, dice un'altra volta pure qua per tutto. L'adorazione è lasciarsi guardare. Quindi se non hai fatto un'esperienza forte di quella di cui parlano i preti sull'altare che Dio ti cambia la vita, che Dio ti dà una gioia, chieda, perché il Signore, Apocalisse 2, dice, io sto alla porta e busso. Pregate incessantemente questa parola, cerco il tuo volto, Signore. La Bibbia è piena di questa frase. Cerco il tuo volto, Signore. Io cerco il tuo sguardo, Signore. I nostri figli da noi non cercano soltanto mamma e papà, hanno una sede più grande, hanno sede d'eternità. Se tu vuoi amare da Dio, ci devi mettere Dio nell'amore, logico, no? Se tu tuo figlio è solo te stesso, bravo, ma è poca roba. Se tu tuo figlio gli dà un amore da Dio, che tu hai ricevuto perché tu non lo vuoi dare, io non gli posso promettere, quando ci siamo sposati, io non gli posso promettere a lui, ti renderò felice. Chi può promettere al marito, ti renderò felice tutta la vita? È impossibile, è impossibile. Però quando ci sposiamo, con l'aiuto di Cristo ti sarò fedele sempre. Con l'aiuto di Cristo nella gioia e nel dolore, con l'aiuto di Cristo. Cioè il matrimonio non è questo qui, questo è comune, questo qui. Quell'impresa è così, è un triangolo, cioè è a tre. Allora facciamocelo entrare il Signore, perché già ci sta, già l'avete ricevuto questo sacramento, usatelo. Come avere un Mercedes parcheggiato in cantina e tu vai ancora in bicicletta, cioè usalo ogni tanto sempre, vai. Quindi pregate il Signore 100 volte, ma anche con i vostri figli. Quando i vostri figli vi guardano, cercano di
dice: tu sei preziosa ai miei occhi, esempio della terra, se no parliamo di cose astratte. Se io parlo con te, Michelangelo, se io parlo con Michelangelo, ma lui guarda di là, io mi sento ascoltata? No. Se io parlo con Michelangelo e lui mi guarda, lui mi sta dicendo, quando un figlio dice: mamma, mamma, mi vedi? Che sto saltando tre gradini, mi vedi? Noi rispondiamo: bravo, sbagliato, bocciati tutti. Bravo è un giudizio, tuo figlio non ha detto sono bravo, è un giudizio positivo. Quindi tuo figlio quando non sarà capace di saltare, quando non ce la fa a saltare tre gradini, non te lo dice mi vedi, perché che gli devi dire? Perché la risposta che si aspetta è, cioè, schiappa. Pure quando lui da solo non va a saltare tre gradini non ci riuscirà, dato che c'è un giudizio positivo che se salta tre gradini è bravo, quando non ce la fa come non è bravo, no? Schiappa, è incapace. Quindi, tu non gliel'hai detto, però è automatico. Ascoltate quello che dicono i vostri figli. Lui dice: mamma, mi vedi? Mamma, guardami! Tu col cellulare, sì, sì, ha voglia te qua. O dici: bravo, bravo, bravo. Brava mamma. Brava mamma. Lo sguardo invece, quando io guardo mio figlio che salta tre, ogni volta che scendiamo le scale, salta sti gradi e dice: mamma, guardami! E lo devo guardare. Quando io guardo mio figlio, non è che semplicemente lo guardo. Il volto di Dio, questa è la Bibbia che trattavo, cerco il tuo volto Signore, anche di un bambino, anche il più grande pedagogista è Dio, non ce ne sono, c'è la Montessori, Steiner, ce ne sono migliaia, ma alla fine io andando a vedere ho scoperto che Dio l'ha detta sempre più grossa. Quindi, cioè, quello che hanno detto gli altri, sì, bello, però quello che, ha detto, quello che fa Dio è sempre 10 volte di più. E dire: Dio, guardo te. Io quando parlo con Michela, io guardo lui, cioè no, no, mi estraneo da tutto, dai quadri, dalle persone, da... io guardo lui, gli sto dicendo: tu sei degno della mia attenzione, tu sei degno di stima, tu sei importante, tu vali tanto per me, vale di più di quando è la risposta del WhatsApp della mia amica che sta uscendo, tu vali di più. Quindi quando il bambino dice guarda, tu devi rispondere, non bravo, cattivo, e rispondo: ti vedo, io ti vedo, è divertente. Pure io quando ero piccola saltavo i gradini, mi piaceva tantissimo. E ti rispondo: ti vedo. Di alzare lo sguardo, io non c'era vista di alzare lo sguardo, di guardare gli occhi, sì, io ti vedo. Quello sguardo dice tutte queste parole, avete presente? C'è un salmo che dice: tu sei come un prodigio, sei prezioso ai miei occhi, degno di stima, io ti amo. E questo è quello che ci dice: se voi prendete la Bibbia, pieno, oltre a abbiamo fatto questo esercizio anche con il mondo, abbiamo un foglio pieno di tutte le cose che Dio dice dell'uomo. Dice solo questo. Quindi noi, i nostri figli, diciamo questo con lo sguardo: tu sei degno di stima, io non c'è niente più importante di te in questo momento. Non c'è, non, anche il suo può bruciare. È uno sguardo, perché se tu non lo guardi tuo figlio, lui te lo dirà quattro volte: ma mi vedi, mamma, posso fare questo? Tu non lo guardi, te lo dirà quattro volte: mamma, ma allora lo posso fare? E ti ha detto sì, lo posso fare, ti ha detto di sì. Se tu lo guardi, te lo chiedi quattro volte, provateci. Faccio degli incontri con le mamme, si chiama caffè delle mamme, tutti i mercoledì, tutti sono tornati il mercoledì successo, ma lo sai che è vero, lo sai che lo dico solo una volta, ti hai visto? Vedi che funziona. Questo è quello che dice Dio nella Bibbia. Allo stesso modo, per esempio, quando uno è arrabbiato, dice: a te manco mi faccio te guardo. Oppure Giacobbe dice: Signore, mi hai nascosto il tuo volto, mi hai trattato come un nemico. Cioè, nascondere il volto vuol dire: io manco mi faccio te guardo a te. Cioè, tu proprio per me non vali niente, proprio non sei degno neanche di guardarti in faccia. Don Giovanni mi ha detto un giorno che la parola di la parola schiavo in greco, che non so come si dice, vuol dire senza volto. Vuol dire senza volto, cioè colui che non ha dignità, cioè il volto è la dignità. Guardare in faccia una persona vuol dire: tu hai dignità, tu sei prezioso per me. Se no, mentre guardi, guardo di no, vuol dire di te non frega niente. E questa è la cosa più forte per trasmettere autostima.
bambino. Provate a parlare con un bambino che non ha avuto, che non ha autostima, e vedete che fa difficoltà a guardare i vostri occhi. Per esempio, io non riesco a parlare con qualcuno quando c'è gli occhiali da solo. Non ci riesco, non lo guardo negli occhi, non ci riesco a comunicare. Avete sentito? Dico, non gli dico niente, ci parlo lo stesso. Però se parlo con uno io lo devo guardare negli occhi, non ci riesco, cioè proprio negli occhi. Se ha gli occhiali da solo. Se ne ha chiuso da solo. Ci parlo lo stesso perché non riesco a toglierti questi occhiali, però per me non è la stessa cosa. Perché il contatto visivo, per sapere quanto è importante. Altri modi come trasmettere la fede, abbiamo detto, come meglio trasmettere, abbiamo detto che la parola è un po' sbagliata, come condividere la fede con i nostri figli. Allora, noi la possiamo condividere con tutto noi stessi. Lo sguardo è sicuramente il volto, la cosa più importante, la cosa più grande, ed è quello che Dio fa con noi. Ripeto, se voi non avete mai sentito lo sguardo di Dio, fatevi una bella mezz'ora quotidiana di adorazione, anche senza venire in chiesa, non potete, fermatevi e dite: Signore, guardami, ho bisogno che tu mi guardi, perché mi sento una schifezza. Signore, guarda, fatevi guardare. Se nessuno, quando eravate piccoli, i vostri genitori non hanno mai avuto questi strumenti, magari. A me qua nessuno mi ha visto, non mi sento visto. Venite in chiesa che Dio vi guarda. Signore, guarda, sono qua non per raccontarti tutti i fatti che già lo sai, per lasciarvi guardare da te. Guardami, ricevete lo sguardo di Dio, vedrete che nel cuore vi verranno tante belle parole, perché Dio vi dice, parla nella vostra coscienza, ti amo, tu sei degno di stima, sei prezioso, sei mio, prima che fossi vissuto nel seno di papà, io già ti ho generato, io da amore ti amo, e vieni te la prendere quest'amore, cioè il Signore ci aspetta. Quindi l'unico modo per trasmettere un amore da Dio è ricevere l'amore di Dio per noi, e solo così possiamo trasmettere ai nostri figli eternità, perché tutto il resto è acqua che non disseta, bella, buona, ma avranno sempre sete. Se volete dissetare la sete che i vostri figli hanno di vita, gli dovete dare la vita eterna, se no è poca roba. Altri modi come trasmettere la, come condividere la fede con tutto noi stessi, non solo con lo sguardo, ma anche con le parole, cioè attenzione a dire bravo. Oppure, per esempio, soprattutto al sud, ma non solo, in Italia c'è molto, in Francia non ne parliamo, veramente sono casi critici, giudizi mentre parliamo con i figli. Tu sei così, tu sei lenta, tu sei incapace, perché tua sorella sapeva fare, ma tu? Oppure quando stavo una notte al mare, io ho scritto anche un libro che si chiama Noi mamme italiane, sì. E ho preso degli appunti negli anni, tipo al mare, oh quanto è bella la bambina, ripeto a Maria, magari che vota, quanto è brava a nuotare, ma quanto è brava, ma quanti anni ha? A 2 anni. A 2 anni c'è chi ce la sta nell'acqua. E nuotava, dico, no, no, sai perché a me piace molto l'acqua, quindi è imparato presto, ma che brava! E se ci avessi privato è tanto un peso non fuori. Dico, no, ma ci vuoi, no, perché noi non stiamo in Italia, sai, da noi ci sono delle piscine, costano pochissimo, corsi di nuoto, allora noi ce l'abbiamo vicino a casa, ci cercavo di dare giustificazioni come che mia figlia, non è che era brava, no, è proprio che lui è proprio scemo. Non ho continuato perché ho capito che se no la mamma continua. Cioè, a volte noi quando i nostri figli la fanno grossa, diciamo scemo.
bambini, gli esami, 5 esami tutta la volta. La casa non era un cuoricino estremo, non era decente. Cucinavo, mangiavamo, gestivo, lavoravo e mia mamma ha cominciato a cambiare idea, ma ci sono venuti anni per dirlo a me stessa che io non potevo fare tutto questo. Per vincere quello ad uso in uscia ci ho messo tanti anni, ma solo col Signore, ma se no ho col psicoterapeuta eppure. Io invece ci avevo un altro che diventa così bravo, che pure è ugualmente negativo, perché comunque, quindi vuol dire che se tu, come io, mettevo piede in un nuovo ambiente, all'università, in una squadra di calcio, qualsiasi stupidaggine, al corso estivo per non so che cosa, io dovevo essere meglio, perché se non ero meglio, io non vale un capo, scusate, perché io, tu cerchi sempre. Una cosa che ho capito avendo amici che fanno un po' di psicoterapeuti, io ho capito che tu devi avere, e questo è vero, il permesso di esistere. E sono gli altri che te lo danno il permesso di esistere, compreso Dio, se tu glielo dai. Cioè se tutti si sono ostili e ti dicono tu sei questo, tu automaticamente puoi essere Albert Einstein, ma ti comporterai confesso. Non c'è niente da fare su questa cosa qua. E quindi anche tutti tu sei bravo, vuol dire tu esisti, sei degno di stima perché sei bravo. Perché vinci il mondo. Tu sei degno di stima, dicono a lui perché vorrei vedere altri livelli, se vinci la gara. Tipo suo padre, pochi mesi fa, gli ha detto, ah, ma quella coppa, come c'è quella coppa? Ma quella gara non sei arrivato perché? No, sono arrivato tipo decimo, ma era una gara in salita, una cosa personale. Dice, ah, vabbè, decimo in mezzo, cioè per dare la coppa al decimo non era una cosa seria, non era, cioè no, vabbè, non vale niente, se è arrivato primo no, non vale. Bravo, anche un giudizio positivo che ho detto prima, è un giudizio. Questa si chiama profezia avveratrice, se vogliamo usare termini tecnici, cioè io dico tu sei buciuoto, tu sei fesso, tu sei incapace, tu non voterai mai, ma vota il bambino. Cioè, lui pensa che non ce la farà mai, anche se mi scrive corso di moto, se qualcuno non crede in lui. Profezia avveratrice. Cioè, io ti annuncio che tu sarai incapace e lui la realizza. Sono andata a Carate a accompagnare Samuele e c'era una bambina che era un po' più timidina. Il gioco era lanciare la palla al maestro. Cioè, scusa, il maestro gli lanciava la palla e gliela doveva acchiappare. Questa bambina aveva tipo 8 anni, quindi coordinazione visiva, manuale, ci doveva essere per forza. E il maestro dice, ma com'è che non ci riesci una volta? Per te dice, ma che bravo, ti ho cominciato un po'. Dice, no, ci devi riuscire su questo. Niente, forse 10 volte, non dire niente. A un certo punto il maestro gli fa, sono sicuro che adesso la prenderà. Io so che tu ce la puoi fare. La bambina da quell'istante dopo dire, ha preso sempre la palla. Perché lui mi ha detto, prima se un po' dice che cazzo, non può essere, cioè, appena gli ha detto io so che tu ce la farai, quella bambina ha preso sempre la palla, è diventata capace all'istante. Lei non credeva in se stessa. Quando una persona ha creduto in lui, ce l'ha fatta, in lei ce l'ha fatta. Si chiama profezia avveratrice. Quindi dite a parole i vostri figli, cioè no? Cercate di dire meno le cose negative, che ci sono comunque quando dette, ma più le cose sottolineate in positivo. Cioè, come faccio a non fare dire le parolacce a mio figlio? È facile. E tu ti impegni, cioè, adesso non le dirò più, adesso non le dirò più, se ne dicevi 20 al giorno, ne dici 50. Devi sostituire le parolacce con una parola bella. E allora ti piacerà di più che piano piano, dopo una settimana, non le dici più. Quanti di voi hanno dette così? Stasera, questi giorni, quanto sono felice che tu ci sei, ma senza di
sapere i vostri figli quanto li volete bene da prima che loro c'erano, quanto disperati non vi ricordate, ma non vedevo l'ora che nascevo con la sua faccia, chissà come ho fatto, chissà com'è. Ditele ai vostri figli queste cose, riempiteli di bellezza, con le parole, riempiteli di gioia, di bellezza, che proprio devono essere inebriati, che tutto il resto non gli interessa. È l'unico modo per farli smettere di dire, per esempio, brutte parole o farli interessare altre cose. Quindi inebriateli di bellezza. Se questa cosa ti sembra difficile, perché magari non l'hai mai fatto, e dici, non lo faccio, ma la mia figlia di così. No, al contrario, pensa a te e a tuo padre. Pensa a te e a tuo padre. Che magari tuo padre non ti ha mai detto di voglio bene, mai. Anche mio padre non mi ha mai detto di voglio bene, proprio così. Ti voglio bene, non me l'ha mai detto. Ma tu pensi con tutti gli occhi, cerca di non piangere. Io pianto per questa cosa. Tu chiudi gli occhi e pensi a tuo padre che ti guarda, ti abbraccia e dice, ti voglio Francesco, ti voglio bene. Sei bello, sono felice che ci sei. Tu pensi a tuo padre che ti dice, tua mamma, tu pensi a questa tua mamma che ti abbraccia e ti dice quanto sono felice che ci sei, quanto è bello essere nella nostra famiglia. Tu pensa a questo, non te l'hanno mai detto, e sei felice che non te l'hanno mai detto. Dillo, dillo tu a tuo figlio, dillo che tu dicendo a tuo figlio devi genere tu stessa devi genere il cielo. Rompi la diga di Senise nel tuo cuore, si spacca e esce un fiume. A questo punto mi sono le parole. Se voi non riuscite a dirlo a voi stessi, spogliate i salmi. Perché i salmi sono pieni di queste parole. Per questo che la teologia delle ore, le ore, i versi, sono quei salmi. Perché i salmi sono pieni di queste parole. Se non lo riesci a dire a te stesso, ti voglio bene, tuo padre non te l'ha detto fino a morte da più, leggi sapi, fatelo dire da Dio, fatelo dire, che Dio te lo dice costantemente almeno 365 volte al secondo, fatelo dire da Dio, perché Dio te lo sta dicendo, ma non l'hai mai sentito, però sta nella rete che tu sei perso, tu non sei molto innamorato di te, io sono perso, fatelo dire da Dio. Terzo punto, ed è l'ultimo, quello, i gesti. Abbiamo detto lo sguardo, le parole, i gesti, cioè tutto noi stessi. Allora, vi voglio dire due cose. La prima è che si può entrare in intimità con qualcuno soltanto se si passa tanto tempo insieme. È un po' una cavolata quello di dire sì, la qualità, ma ci vuole pure la quantità. Se Don Giovanni non ci sta a pregare tutti i giorni col Signore, se noi non preghiamo tutti i giorni e siamo davanti al Signore, non ce l'abbiamo una relazione con Dio. Se io non sto con Lui tutti i giorni, non ce l'ho una relazione intima con Lui, come faccio? Quando eravate fidanzati, non volevate stare tutto il tempo con il picciolo? Perché desideravate, dice, oggi stai da tutta messa bello, un buon pastore, cioè ci sta anche con il bel pastore. Vuol dire bello, è proprio attraente significa, cioè che attrae i cuori. Cioè, questo è il desiderio di bellezza. Con i vostri figli, lasciateli attrarre, cioè stateci insieme, fateli con Samuele, faccio le cure d'amore. Tipo, adesso Samuele, abbiamo operate, tu non fai passare per le tue mamme, non è nessuno. Non lo dire alle sorelle, è una cura d'amore per te, tu per me, sei l'unico. Lo stesso poi faccio con Maria, dico, lui è andato a Roma con Maria due giorni che devo fare una cosa, no, devi dire con me per cui sei per il tuo aiuto, e poi la porto a mangiare fuori, la porta a scrivere i pesci i libri, cioè corteggiamento spietato, i figli vanno corteggiati, perché se non li volete bene voi, ma pensate che la maestra li vuole bene più di voi, pensate che le catechiste li vogliono bene più di voi, non posso. E manda la tua faccia con figlio, ma chi li può volere bene per te? Corteggiate i vostri figli, ne avete tre, fate delle cose insieme, ma poi anche singolarmente, devo fare la spesa, però ci vuole tempo, devo fare la spesa, vieni con me, vieni con me, vieni con me.
come donna. Una cosa piccola, un fiorellino, minima, porta, aiutami tu a prendere la legna, dai. Poi vedi, così siamo io e tu. Sì, sì, con i maschietti, mettere a posto la legna funziona benissimo. Vabbè, trovate voi delle cose che piacciono ai vostri figli, ditelo in tutti i modi, corteggiateli in tutti i modi. Però per dire questa, oltre a questo, dici sì, vabbè, ma mio figlio è meglio. E tu dici corteggiati in belle parole, ma quello proprio non sapevo, cioè, è proprio iperattivo praticamente, come devo fare. Allora, vediamo quello che ha fatto il Signore, perché il Signore ha detto il comandamento dell'amore è uno, amatevi gli uni gli altri, come io amo voi, quindi noi dobbiamo guardare come amato il Signore per amare per Dio, no? Allora c'è una parabola bellissima, quella dei talenti, che dice che il Signore dà secondo le loro capacità. A uno ne dà 10, uno ne dà 5, uno dà 3, uno dà 1. Quindi secondo le capacità dei vostri figli date fiducia, il Signore dà fiducia secondo le loro capacità, uguale le regole. Se voi date uno spazio troppo grande, se voi date troppo o troppo poco, un bambino non ha confini, ne ha troppi. Questo sarebbe un discorso, ci vorrebbe altre due ore. Ci vuole dare dei limiti, il limite è una cosa che ti dice chi sei. Che vuol dire? Parlando adesso a livello proprio pratico, quotidiano, per esempio. Figlio, pannonello, pietro, che fai? Ti piace il cielo in mano così sta zitto. Hai toppato, bocciati, tutti bocciati. Perché tu devi ascoltare, tu devi innanzitutto devi dare nella misura delle sue capacità. E ogni bambino è diverso. Non è che tutti i bambini a 4 anni, Samuele a 2 anni e mezzo va in bicicletta. Nessun altro bambino a 2 anni e mezzo va in bicicletta senza rotelle. Lui è così, quindi ti posso dare fiducia di andare in bici sulla strada, di attraversare bene la strada, di guardare bene. Questa è la fiducia che noi dobbiamo dare a Samuele, perché lui è così. Ma ascoltare il bisogno, cioè, se il bambino è ripeto, tu dandogli il cellulare stai tappando, non stai, uno sta ascoltando il suo bisogno, che non lo so qual è. Due, stai tappando un buco di qualcosa. Quindi lui sta zitto, quindi non ottiene risultato, lui sta zitto, ma non risolve il problema. Hai un risultato. Due, dico il cellulare come esempio perché è uno proprio. E, secondo, tu stai togliendo al bambino e a te stesso l'opportunità di entrare in relazione con lui, è difficile, e costa molto di più che piazzare la cosa in mano. Di entrare in una relazione profonda e capire, certe volte costa molto tempo, cosa lui ha bisogno. E cercare di rispondere con sì o con no al suo bisogno, alla sua necessità, o trovare una soluzione. Questo vuol dire mettere regole. Questo vuol dire non tappare tutto, perché spesso noi siamo presi dal lavoro, cucinare la casa, il marito, la zia, la nonna, e quindi noi tappiamo buchi, non risolviamo momentaneamente, ma non rispondiamo a un bisogno di nostro figlio. Questa cosa di tappare i buchi sembra così forse anche un po' troppo astratta, però l'immagine che mi mette a me è questa, l'immagine che sta in una vasca, tutta piena d'acqua, con il rubinetto aperto dell'acqua, d'accordo? Quindi, e poi ci sta il pulino, quello che l'acqua è troppa, esce da sola, no? Tu stai dentro questa barca e la barca c'è un buco e quindi entra acqua dentro la barca e tu tappi i buchi, no? Così non entra acqua, esce l'altra qua e tappi i buchi e poi l'altra e tappi i buchi, chiudi l'acqua e vedi che non è un problema, oppure usci tutta l'acqua e tu vai dentro la vasca e dietro senza nessun problema. Noi viviamo così con i nostri figli. C'è un bisogno, bambini modelli non esistono. Il bambino è modello perché è frustrato per qualche motivo. Ma lo vuoi dire questo? Sì! Perché se gli date il fratellino, girano, Se a scuola ti ha fatto male, girano. Se tu non gli devi tempo, ti girano. Quella è una valvola di sfogo, è modello. Allora ci sta la bambina, amica di Chiara,
stare fuori, di correre, di giocare, di essere visto del suo episodio. Una volta che lo vedi, la tua immagine finisce. Una volta che tu la sopprimi, quella continua sempre un limite. Quello che sto qua è la roba del fuoco. Se una cosa funziona
funziona, funziona. Se una cosa non funziona, non è che dici no, non funziona perché non funziona, appunto. Allora, questa cosa qua dello smartphone è super deleteria, perché innanzitutto con tutti i bambini lì, la nostra amica, la bambina di 2 anni, smartphone in mano, così basta, senza offesa per nessuno, questa è una follia. Il bambino a quell'età là ha bisogno di avere tutti e 5 sensi che si sviluppano: il sporcarsi le mani, toccare il bagnato, la tridimensionalità, i peli di papà, tutto deve toccare, deve sperimentare. Quella lì, che è quella dello smartphone, è una realtà bidimensionale, vuol dire a 2 dimensioni, che non c'è odore, non c'è tatto, non c'è un tavolo, ragazzi, che tu la bigui, che è una droga, eh? Cioè, come se tu facessi di eroina a tua figlia, come tu che ti stai direttamente bocca, come uguale. Non ci rendiamo conto, quando sono uscite le sigarette, si fumava dappertutto, non chi è un po' più grande, non si fumava dappertutto, giusto? O no? Prima non si fumava dappertutto, in pizzeria, in macchina, sul lavoro, si fa dappertutto. Ma il fumo fa, negli anni 70, la domanda, ma il fumo fa male? O fa male? Beh, non lo si sa, bene, così poi dopo, finita la mafia delle grandi aziende di tabacco, è diventato evidente che il fumo è nocivo e cancerogeno, e adesso manco in Germania, manco sulla piattaforma del trasporto interno può fumare, c'è sta il gabbiottino per fumare, che all'esterno tu non puoi fumare, devi fumare in un sicuretto che stai lì e lì puoi fumare. Quindi non vi meravigliate che non vi dicono che il cellulare fa male, perché ancora troppo presto e ci sono stati ancora pochi casi tragici, diciamo così. Però fa male sia da un punto di vista percettivo per il bambino, sia perché non lo ascolti, perché gli alzi sta cosa qua in faccia, e quella è una droga, perché questi colori, queste cose così, subito tu, la tua attenzione va tutta lì. E il terzo motivo sono le onde elettromagnetiche. Questi piccoli trasmettitori fondono il cervello ai vostri figli, scusate il termine un pochettino un po' violento, ma vostro figlio che si mette il cellulare qua vi sta bruciando i neuroni, perché il materiale di cui è fatto il cranio di un bambino è molto più morbido ed è meno schermato del nostro. Allora noi adulti non dobbiamo tenere il cellulare all'orecchio. Io ho preso questa abitudine di mettere 2 cose che non ce l'ho in mano, se devo parlare questo dito così, così finito quei 2-3 centimetri che sembrano niente, ma per come sono fatte le onde elettromagnetiche invece è già tanto, così che non stai a contatto. Cosa migliore? Il viva voce. Se il bambino sta con lo cellulare appiccicato all'orecchio, si stai contento il cervello. E quindi anche noi ci dobbiamo avere, perché il bambino vede che tu ce l'hai, lui vuole avere. Se tu ce la smetti in bocca, lui ce la vuole avere, non c'è niente da fare. Quindi, ragazzi miei, il cellulare, scusate che ho un po' allungato su questo punto qua, però è un'epidemia e nessuno dice niente. Adesso piano piano cominciano a venire fuori di casa. Anche a scuola di nostra figlia hanno fatto l'incontro pedagogico, perché non va bene tutto il cellulare, cioè. Io ho detto quello che ho detto. L'ultima cosa che voglio dire è questa, no? Che già capito, cioè, qualsiasi cosa, dalla fede alla lettura allo sport, voi volete trasmettere ai vostri figli, è inutile se voi dite leggi, o vuoi leggere e tu ti guardi la televisione. Educare vuol dire tirare le luci, vuol dire tirare fuori, cioè tirare fuori un uomo, una donna che è in quel bambino. Questo è il nostro lavoro. Se invece noi, mentre guardiamo la televisione, diciamo sport, vuoi correre? Ma non so. È la nostra occasione per noi, di volerci bene noi. I figli sono la nostra occasione per volerci bene noi, per fare sport noi. È inutile dire che vai in chiesa, non fumare, fai sport, leggi, se tu non lo fai. Queste parole non servono a niente. Gesù, il Vangelo, se prendete il Vangelo, mettete da parte tutte le parole che ha detto Gesù, fate la separazione. Tu
sperimentate leggere il Vangelo con i vostri figli la sera prima di andare a dormire e vedrete che è piuttosto sorprendente in realtà. Allo stesso tempo però, se tu gli dai il Vangelo così in mano a un bambino che non sa leggere, comunque un bambino sotto i 10 anni, è impegnativo da avere lui in mano, perché è scritto lì con le sue figure, eccetera. In realtà al contrario, in Francia abbiamo comprato questo libro qua. Questo qua è l'Evangile con l'esame fatto, vuol dire il Vangelo per i bambini, ce ne sono anche in italiano. Allora, adesso io lo faccio passare questo qua. In pratica sono alcune storie del parabola del Vangelo fatte in 2-3 paginette con le figure fatte a fumetti. Allora, questo qui, scusate l'immagine, lo teniamo in bagno, la metto sulla piastra così. Ma l'hanno messo loro? L'hanno messo loro. Posso testimoniare che è bello. E i bambini, stando in bagno, spesso si piace leggere, non se lo leggo perché il francese è... non... Chiara solo un po' francese. Diciamo no, quindi... Però ritrovano le storie che magari non abbiamo letto insieme nel Vangelo vero e proprio. Cioè l'immagine è importante. Lo faccio passare... Vabbè, questo è in francese però. Sì, è per capire il modello. Fatelo passare così perché... Come fatelo ritornare giù così. Qua ci sono altri due libri che sono... Sì, allora esistono, sì. Guardate, le cose che ho detto, minime, proprio dette in 3 secondi sulle regole, sulla psicologia del volto, riguardo lo sguardo, eccetera, eccetera. Alcune cose, da un punto di vista puramente pedagogico, quindi fede non c'è niente. Francesco, ci portiamo su quei libri, magari a qualcuno serve, che sono tante mamme che stanno comprando, che vengono a caffè delle mamme. Sono molto simili, no, che aiutano a crescere il bambino competente. E sono dei libri, se volete vi lascio fare con un banco che volete comprare, se vi è utile, perché io non ce l'ho, non li potrei comprare da voi. Cioè abbiamo questi due libri che ci sembrano divulgativi, dove potete trovare in maniera approfondita alcune cose che abbiamo detto in maniera molto sintetica, però vi ripeto, questi qua non sono di fede, sono libri puramente pedagogici di divulgativi. Giovanni Paolo II diceva una frase bellissima, no? Si può essere grandi uomini senza essere grandi cristiani, ma non si può essere grandi cristiani senza essere grandi uomini. Quindi per questo che vi consigliamo la lettura di questi libri qua. Comunque scriveremo probabilmente un piccolo post su Facebook, sulla pagina di Centomani e Due Pesci, dove mettere i link di questi libri qua, nel caso. Così li trovate qua senza che nessuno adesso ci... La pagina la trova scritta semplicemente 5 pagine e 2 pesci con 5 con i numeri, 2 con i numeri, 2 con i numeri e la parola con 5 pagine e 2 pesci. Allora, se ci sono adesso, c'è un commento adesso che possiamo utilizzare, se qualcuno ha delle domande, dei dubbi personali, per il mio caso io mi trovo a vivere questa cosa qua, o se vuole fare una condivisione o qualcosa di nuovo. Io faccio questo e funziona negativa, io ho fatto questo e mi sono trovato male. Non so, chi vuole iniziare? Sono sicuro che c'è qualcuno che ha da dire delle cose. Allora, tu no? Io secondo me, allora, io sono una mamma di due ragazzi, un ragazzo di 18 anni e una bambina di 13. Con loro frequentiamo una chiesa. Facciamo un corso insieme in parrocchia e mi trovo bene perché parliamo molto, almeno con le grandi, perché già studiamo come muoverci con i ragazzi, con gli amici, e va con Donelio molto, parla con lui e ci ritroviamo in molti discorsi anche a casa. Invece la ragazzina sta iniziando adesso il corso con l'azione cattolica. Ma io vuol dire che il fatto di condividere insieme il percorso gli dà la possibilità di trovare l'intimità e di dialogo, perché lo fanno insieme. No, volevo permettere a Raffaella, ho 3 figli, la più grande ha 12 anni,
fatti ad avere almeno fino ai 13, 14 anni. Io sono per i 18. Sì, fa parte per i 18, io non ci sono 14. Cioè, come spiegate voi a vostra amica il fatto che l'unica non aveva, comunque lei vive male questa cosa o tipo, cioè, non so, propone delle alternative migliori, non lo so. Cioè, come convincere lei, ecco, perché noi siamo già convinti. Allora, spiegare ai nostri figli perché non hanno cellulare e anche perché non hanno la TV. Abbiamo il doppio. Allora, la Raffaella, Raffaella giusto? No, il vostro dilemma è cruciale perché è quello che dicevo all'inizio. Tu non puoi condividere la fede con i tuoi figli se tu non vivi la fede. È la stessa cosa identica, perché tu non puoi dire, tu non puoi dire a tuo figlio non fumare. Capito? Non ha senso, non ha senso. Allora, lì è il momento, questo qui vostro, è il momento di fermarvi e dire perché non vogliamo che nostra figlia abbia un cellulare. Cioè, tu e tuo marito si deve fermare davanti al fuoco, questo fuoco non c'è più, forse è quasi un carrettino. Fermarvi e dire e tirar fuori tutti perché non va bene. Poi vi siete con vostra figlia, voi tre, e dici, i motivi per cui non è papà non voglio, questo. Ma no, ma che quella c'è là così? Ma tu non sei quella. Tu sei quel prodigio fantastico, non sapete, dobbiamo dare il massimo. Ma un papà pensa che il massimo non è questo. Questo qui è un modo per vivere la bolla, ma tu sei un'aria. Le ali devi usare per volare. Vedi, papà, gli esempi sono proprio banali, la tua in giro per te, ma nel corso che vedi queste bambine. Tre bambini insieme, tutti così, no? Allora, adesso non è per fare, io sono particolarmente bravo a non fare i giudizi, perché io sono cresciuto nei giudizi, tu sei bravo, quindi io faccio molta fatica. Però la cosa che mi viene da dire quando sto con i miei figli nel corso, gli altri bambini, lo capisci perché non voglio che tu c'è il cellulare, io non voglio che tu diventi così. Io non prendo la fiera, no? C'è stata la fiera, sta attaccando l'altro giorno, ci stava un bambino di almeno 5 anni nel passeggino. I gambi 9 mesi ci ha messo per fargli, cioè, quindi io dico usiamo. Ci stava il bambino 5 anni così col cellulare in mano. Allora io ho preso Chiara, che c'è questo dire, Chiara, lo vedi perché non voglio che c'è il cellulare. Lo vedi come teso sto bambino, come infelice, come triste. Io non voglio che tu diventi triste. E dato che non ti serve, e papà e mamma lo usano per lavoro e tu non stai lavorando. Non c'è io poi sono nazista e dico certamente scompiamo. No, adesso vendi un po' di genitori che faccia male, che non va bene, però tutti c'è, però ce l'hanno tutti, però nessuno ha ancora, cioè la maggior parte dovrebbe ancora di essere tutti che non ce l'hanno. Cominciamo da noi. E per me dire tutti non ce l'hanno. Cominciamo da noi. Non essere responsabilità di quello che uno fa. Fare la maggior parte che non ce l'hanno. Noi siamo diversi, sì. Ed è bello esserlo. È giusto, siamo tutti diversi, c'è chi è più abbronzato, chi c'ha i capelli così, siamo diversi, è un dato di fatto. Non c'è uno uguale a un altro. Il coraggio di essere diventato quelli che non ce l'ha. Quello è l'altro punto. Dire, quello è l'altro punto. Ma qui a casa nostra, se tu vuoi giocare con Maria e Chiara, sai, il cellulare puoi lasciare l'ingresso. No, non ci c'è, se vuoi il cellulare o... perché sennò è inutile, non è che se escono e c'hanno il cellulare o che stiamo addosso con il cellulare o no, però dentro casa i bambini intorno a casa nostra dicono, cioè io sono andata a casa per andare a prendere Chiara, Maria da Monichetta, no? Non c'hanno tanti giocattoli, ma veramente non ci danno, perché non gli servono, cioè ho stato andata a dire se andata a cellulare, quanti giochi puoi avere, cioè con quel tempo quello è. A casa nostra c'è l'altalena, c'è la tavola, i bambini, i giochini, un tavolo grandice, tutti li mettere però per dare altro, non dire solo no. Ci sta un tavolo grandissimo, più grande di questo banco, oggi alla 8 persone, tutto disegnato, scritto, dove loro possono dipingere, si può giocare, per qualsiasi cosa. È un tavolo da lavoro, è un tavolo da bambini per lavorare. E loro, i bambini, vengono a casa nostra, tutti i giorni noi ci abbiamo dai 7 ai 9 bambini. Quasi tutti. Quando facciamo dei giochi, le attività, cioè abbiamo tantissime, cioè questi bambini
non mi pare che quando ne abbiamo avuto tutti il cellulare, non mi pare che sono rimasti scontenti. E loro vogliono venire a casa nostra, il cellulare non se lo portano più perché sanno che non posso usare. Hanno ricominciato a disegnare, io li vorrei, ma sono il pianoforte. Siccome non può fare niente a casa nostra, dopo che ha disegnato, disegnato, ho cominciato a vedere a casa sua dei tutorial su YouTube come suonare il piano, prendere un piano, come suonare il piano. Vieni a casa nostra con il piano, hanno messo su tipo delle cose teatrali, del tipo che c'è Maria che a me piace scrivere, allora Maria ha scritto la storia, poi hanno fatto tutti i vestiti, cosa, hanno fatto tipo, queste scene. Lui suona il pianoforte e fa le strane in teatro. E capisci cosa vuol dire togliere il telefono? Devi essere disponibile ad avere il bordello a casa, sì, è un casino, sì. Vabbè, ma secondo me questo qua vale la pena pagare. Quindi io consiglio a te, Michelangelo, mettere il microfono se ce l'hai, non lo so.
Penso che probabilmente questo cartellino si trasformerà anche in una serie di informazioni che metteremo su internet, anche spornate da questa volta di oggi. E, insomma, grazie di essere stati qua e di averci ascoltato.